Ti è mai capitato di arrivare lì, magari una bella festa, una bella situazione, inizi a mettere i primi dischi e no, guarda, c'è da abbassare il volume perché sai, i vicini oppure perché i concorrenti. Proprio all'inizio e il volume è veramente terribilmente basso. Beh, quella situazione si prospetta una serata piuttosto difficile, ma capita e allora è bene imparare a cavarsela lo stesso. In questo video alcuni dei piccoli trucchi che uso in questi casi su come riuscire a suonare a volumi veramente bassi. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. Noi DJ lo sappiamo, il volume non è mai abbastanza, l'impianto non è mai abbastanza grosso. E quando ci prende bene, soprattutto tendiamo sempre a tirare il collo il più possibile gli amplificatori, a suonare a dei volumi veramente alti. E per noi non è mai un problema il volume troppo alto, molto spesso neanche per chi ci ascolta. Capita però di dover essere chiamati a suonare in situazioni in cui il volume alto non si può semplicemente tenere, o perché non c'è l'impianto, o perché ci sono problemi con il vicinato, con i concorrenti, o perché semplicemente il titolare fa il furbo, prende gli eventi, senza dire loro che il volume non si può tenere tanto alto perché magari non hai permessi, però allora ci sei te in quella situazione che ci metti la faccia e devi riuscire a portare la serata in fondo lo stesso. In tutti questi casi, che sono piuttosto frequenti purtroppo, sempre di più, soprattutto d'estate quando si va a mettere la musica all'aperto, è bene imparare a capire la situazione e a sfruttare al massimo questa possibilità, nonostante sia di solito anche piuttosto fastidioso. È bene farsi furbi. Innanzitutto, leggere molto bene la situazione che si presenta davanti e farsi subito degli alleati. Ce l'avrai quelle persone che ti verranno sempre a dire di alzare e che magari hanno voglia di divertirsi. Ecco, quelli sono i tuoi migliori amici della serata e devi riuscire a farti furbo ad instaurare subito un bel rapporto con loro. Non ti puoi lamentare del fatto di poter tenere un volume che non è quello sperato e neanche puoi dire vabbè, così non ce la faccio e andare via sbattendosene la porta. La serata la devi portare in fondo lo stesso e queste persone ti potranno aiutare. Chiariamo un attimo quali sono le dinamiche del volume. Il volume è una variabile relativa, cioè il volume non è un qualcosa di assoluto, intanto per come è calcolato, per la scala logaritmica dei dB, ma anche e soprattutto per quella che è la percezione delle persone. Noi facciamo riferimento al volume a cui siamo abituati. Se sei nel silenzio, un qualsiasi suono verrà percepito come più alto e poi se quel suono prosegue e è prolungato, il tuo orecchio si abitua e quindi quella è la soglia di riferimento. Di conseguenza, quando devi suonare a volumi bassi, è bene tenere un sottofondo presente e cercare di capire qual è veramente il volume percepito come alto o troppo alto. Quando hai questo suono continuo che va avanti, allora piano piano alzi continuamente, però a piccolissimi passi, in modo che le persone saranno tutte abituate ad un volume leggermente più alto, fino a che non capirai dov'è che questo suono si sente e non si deve sentire, e quello sarà quindi il tuo volume di riferimento, che poi dopo un'ora cambierà, perché magari la persona che è dall'altra parte e non vuole sentire la musica sarà abituata a quel sottofondo, che sarà percepito come silenzio poco più, di conseguenza potrai tirare leggermente la corda. Leggermente capire questa soglia e giocarsici su, cercare piano piano di spingerla, poi ovviamente arriva il momento in cui si sente e non si deve sentire, allora bisogna tornare indietro e a quel punto ti rifai la tua regolazione standard. È importante giocare con il volume anche durante i passaggi, perché bisogna essere molto cauti e molto accorti. Se con ogni disco che entra vai ad alzare leggermente il passo e il volume, ti tiri la zappa sui piedi da solo, perché rovini la tua soglia di base, dai l'effetto che in
contesti dove si può, è voluto di andare ad incalzare, ma se non puoi farlo, ti stai semplicemente rovinando da solo. Quindi molta attenzione nell'entrare con ogni disco. Lo so, è faticoso, è pesante, ma bisogna farlo per forza per quello che è il contesto. Di contro, se entri leggermente più basso del disco precedente, non che tu senta lo scalino che è andata via la musica, ma leggermente più basso, quando il nostro amico di qui sopra ti dirà di alzare, e te lo farai per quel capellino in più che va ad allinearsi con il volume precedente, avrai ottenuto due cose. Gli amici saranno contenti e magari si esaltano, e sarai riuscito ad alzare senza alzare il volume di fondo. Quindi giocare con il volume con una piena consapevolezza di questo per riuscire a portare avanti la tua serata senza dare noia a quelli che ti impediscono di farla a dovere. Soprattutto poi bisogna stare attenti molto nelle scelte musicali. È una serata che deve essere incalzante e ti toglie tutta una serie di elementi che avresti usato altrimenti. Quindi via le marce, via gli intro, via le pause. Devi essere molto rapido nel cambiare i pezzi, devi togliere i brani con tanti bassi perché i bassi è la prima cosa che non si sentiranno. Quindi dovrai essere molto rapido nelle scelte, dovrai essere molto concentrato e togliere tutti quegli elementi che a volume basso non si percepiscono a dovere. Di conseguenza la tua serata sarà molto più concentrata. Di contro, però, nelle situazioni a volume basso basta poco per farle concludere. Di conseguenza devi essere molto, molto diretto ed efficace. E poi, quando arriverà il momento che sei riuscito finalmente a creare un po' di situazione, ti basta veramente poco per andare via e magari tra gli applausi. Quindi, occhio, facciamoci furbi e non facciamoci fregare dalle situazioni causate molto spesso da altri. Fammi sapere se ti è mai capitata una cosa del genere e come te la sei cavata, sperando anche di non dover raccontare aneddoti che succedono quando poi mette a litigare con il cliente o con il titolare o con la persona che ti viene continuamente a dire di abbassare il volume e magari non ha alcun titolo. Parleremo anche degli adempimenti necessari, di le tematiche fastidiose, insomma l'ARPA, quella che gli ingegneri del suono, eccetera, e anche lì il DJ è bene sia preparato per dare suggerimenti a chi fa eventi, chi fa locali e soprattutto non creare problemi che potrebbero avere conseguenze pesanti. Nel frattempo, raccontami le tue esperienze nel suonare a basso volume e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Alla prossima!